È la parola chiave, il riferimento e il tratto specifico per la vita religiosa. Si tratta della fraternità che guida il nuovo documento presentato in sala stampa vaticana lunedì scorso, un testo messo a punto dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, dal titolo Identità e missione del fratello religioso nella Chiesa, che è rivolto non solo ai fratelli religiosi, ma anche alle religiose, ai sacerdoti, ai laici e laiche e all'intera Chiesa. È una sorta di consegna in vista della chiusura dell'anno della vita consacrata prevista per febbraio 2016, che cade però nel Giubileo della Misericordia. Una circostanza non casuale, perché lo spirito di fraternità, sottolineato il cardinale João Prats Davids, prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, è spirito di misericordia. Questa vocazione è una vocazione propria di consacrazione a Dio, cioè quella persona ha avuto uno sguardo particolare di Dio verso di lui, uno sguardo di amore, questo è importantissimo. Seconda cosa, lui è chiamato a essere segno di una realtà che noi abbiamo bisogno, che è la realtà della fraternità che è inserita in Dio, cioè Dio ci ha insegnato a essere fratelli, no? E noi possiamo essere fratelli in tutta l'umanità. Il documento intende valorizzare e rimarcare la ricchezza della vocazione nella consapevolezza che le sfide da affrontare oggi in un mondo globalizzato necessitano di un sì sempre più forte e convinto. Il fratello religioso, ha spiegato Monsignor José Rodríguez Carballo, segretario del Dicastero Vaticano, è l'uomo in cammino alla sequela di Gesù. È un uomo che tenta di seguire Gesù, di riprodurre a Gesù fratello, naturalmente vivendo come tutti i consacrati in castità, povertà e obbedienza, discepolo di Gesù. E la vita consacrata non è per tutti e non tutti sono per la vita consacrata, quindi sarebbe impossibile per uno che non ha ricevuto questa vocazione tentare di viverla, però chi l'ha ricevuto direi che nelle logiche difficoltà, perché oggi non è facile vivere l'obbedienza, la povertà o la castità, la cultura attuale non è che favoriscano queste scelte di vita, ma il Signore dà la grazia. Chi viene chiamato sicuramente riceve la grazia, quindi è un dono che si vive con molta gioia e con molta fedeltà. Mettendo in luce la fioritura delle vocazioni in Asia e un certo declino in Europa, Monsignor Carballo ha sottolineato che la vita religiosa ha una dimensione soprattutto laicale. È una fraternità per la missione, ha rimarcato il cardinale Prats Davids, con una chiesa in uscita chiamata a costruire ponti tra le diversità. L'altro per me non può essere un pericolo, cioè, l'altro per me è un'opportunità. Cioè, io per amare devo avere qualcuno vicino a me, non è che posso amare da me stesso. Cioè, in questo senso il rapporto è quello che dovrà venire curato adesso molto di più anche dalla vita consacrata. Cioè, noi siamo sofferti di solitudine, di non trovare il nostro posto, di non sentirci valorizzati, di vedere i nostri sogni che cadono, che non resistono. Cioè, c'è un modo di superare questo? C'è, se noi poggiati veramente nell'esperienza di Dio che ci ama, della misericordia, noi andiamo all'incontro dell'altro con questa misura. E questo ci fa riavere l'esperienza del perdono, riavere il senso dell'uguaglianza. Questo è possibile anche per il consacrato, però bisogna maturare questo, non è una cosa data.